E ora la coppia russa, Kristina Gorskova, Vitaly Butikov, per loro, mentre tante coppie si sono un po' dovuti adattare al ritmo latinoamericano, per tante non è stato semplice, si sono rivolte a dei ballerini professionisti, perché insomma entrare in questo ritmo non è così immediato, loro invece avevano già sperimentato la musica latinoamericana proprio nella short dance della passata stagione, nel free dance della passata stagione. Kristina Gorskova, Vitaly Butikov, sono una coppia sicuramente che già gareggia insieme da tanto tempo, perché fanno coppia dal 99, però non si è vista poi questa grande unione oggi sul ghiaccio, così è stata la mia sensazione. Sì, Fabrizio. Anche perché li abbiamo presentati come tra virgolette esperti della latinoamericana, perché certo. Comunque arrivando dall'anno scorso, dove l'hanno presentato come un programma nel di gara, free, certo. Uno si poteva immaginare di vedere una confidenza con i ritmi, con i movimenti diversa, sì, no? Sì, sì. Quello che mi è sembrato un po', vabbè, il programma costruito bene, tante transition, tanti movimenti, però forse troppi. C'era la mia sensazione, troppo pieno, se pur di inserire qualche movimento, però è un parere mio personale. Quello che volevo dire è che magari ci sono, poi soprattutto per quanto riguarda i ritmi latini, ci sono le coppie che hanno avuto bisogno, hanno reputato necessario per chiedere l'aiuto delle coppie esperte di ballerini da sala, proprio per capire quali sono quelle caratteristiche, quelle sfumature che fanno entrare il pubblico, i ballerini e i giudici nel clima dei latini. Certo. Quindi basta un movimento di spalla, basta un gesto, basta uno sguardo per creare. Invece qui ho visto tanti movimenti sulla musica, poi forse la musica a un certo punto è diventata anche un po' troppo ripetitiva a un certo punto, ma senza andare a creare l'atmosfera, quello che voglio intendere. Tutto un po' esagerato? Sì, anche i costumi sono molto pittoreschi. Il ritmo latino porta a una scelta di questo genere e sicuramente diciamo che la loro interpretazione potrebbe non essere una delle mie preferite.
diciamo andremo così. A vedere cosa ne penseranno i giudici, loro sono la terza coppia in gara. A livello tecnico hanno eseguito alcuni elementi particolarmente bene, bisogna vedere anche altri, sicuramente il pannello tecnico avrà un occhio più attento su quelli che sono gli elementi richiesti dalle coppie, quelli che sono i key points per il pattern dance della rumba, quelli che sono le feature, quindi quelle caratteristiche che vanno a determinare i livelli di difficoltà. Infatti questa attesa mi preoccupa, perché solitamente... Perché stanno, vuol dire che stanno andando a riguardare nei particolari, no? Infatti stavo appunto dicendo, il pannello tecnico ha necessità di andare a guardare con review, su dei monitor, magari queste piccole caratteristiche, queste particolarità dell'esecuzione di un elemento o di un elemento, per andare a identificare il livello di difficoltà, per decidere sì, ci va bene, quindi è di livello difficoltoso, quindi livello 3, 4, no, ci mancano queste caratteristiche per cui non può raggiungere un livello alto. Questa attesa mi fa pensare che stiano facendo questo tipo di verifica. Sì. Comunque chi è nel pannello tecnico solitamente, eccoli qua, solitamente sono degli specialisti che sono proprio addestrati e competenti per farlo nel minor tempo possibile. Adesso vediamo un po'. L'attesa è lunghissima per loro. Deve essere una tensione incredibile poi stare lì al Kiss and Cry a aspettare il tuo giudizio che insomma... Tardo ad arrivare, 48 e 77 sono secondi dietro la coppia Madison Chalk e Evan Bates, hanno 24 e 72 per i Technical Elements e 24.05 per quello che riguarda i Program Components. Comunque sono stati considerati i migliori della coppia spagnola, Sara Hurtado e Adria Diaz, ma adesso l'avevi detto anche tu Fabrizio, gli spagnoli non hanno convinto. Sì, sicuramente hanno convinto più degli spagnoli, perché comunque hanno una scuola dietro.